Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Luisa e benvenuti in questo nuovo video. Ho già registrato il video, ma non mi ero accorta di non aver messo il microfono, quindi sono qui a rifarlo. Allora, il video di oggi parte da una domanda che è stata fatta sul gruppo Facebook e essendo un argomento interessante di cui effettivamente non ho ancora parlato, ho deciso di portarvi un video al riguardo. La domanda era: come faccio a capire quali sono i miei limiti mentali, le mie credenze limitanti che bloccano insomma la mia manifestazione? Allora, una prima cosa che potete fare è utilizzare una lista di affermazioni, esempio quelle che ripeto nella meditazione, in una delle meditazioni che ho pubblicato, ripeterle appunto ad alta voce e notare quali frasi fate più fatica a pronunciare. Cioè, se vi sentite un po' strani mentre dite determinate frasi o parole, è perché avete una credenza limitante, su quel determinato aspetto. Se per voi è strano dire, io mi amo, io sono bellissima, è perché appunto non ritenete vere quelle affermazioni, quindi avete una credenza limitante su quelle cose lì. Altra cosa da fare è guardare ciò che ci circonda, le persone. Come si comportano e quello che ci dicono, perché tutti gli altri, come ci insegna Neville Goddard, sono specchio, sono riflesso di noi stessi, sia delle nostre credenze limitanti, di quello che noi pensiamo su di noi, sia sono specchio, rappresentano le credenze limitanti che noi abbiamo sulla popolazione in generale, sull'uomo, sull'essere umano. Quindi, se io vedo attorno a me una grande quantità di persone che manipolano gli altri, che mentono, boh, traditori, è perché io penso che le persone, l'essere umano, sia un manipolatore, sia per natura un bugiardo, sia traditore e cose del genere. Facciamo caso anche a quello che le persone dicono di se stesse e di noi. Cioè, se una persona, anzi più persone, spesso ci dicono: sei pesante, sei permalosa. Perché ce lo dicono? Perché noi, dentro di noi, a livello inconscio, pensiamo di essere pesanti, o meglio, pensiamo che le altre persone ci reputino pesanti. Quindi non diamo il giusto valore alla nostra profondità d'animo, alla nostra sensibilità. Che ne so, ci dicono sei permalosa, appunto, riflette il tutto una nostra paura inconscia, una nostra credenza limitante. Quindi fate attenzione sia a come le persone si comportano attorno a voi, sia a ciò che dicono di voi e riguardo gli altri, anche se le persone boh sparlano riguardo un'altra persona che non siete voi, fate caso a cosa dicono. Perché in ogni caso qualsiasi cosa che succede è il riflesso delle vostre credenze. Quindi anche una cosa che apparentemente non vi riguarda, vi riguarda e come, perché ricordate che siamo tutti collegati. Altra cosa da notare sono le situazioni ricorrenti, gli schemi ripetuti nella vostra vita. Cioè, se attirate sempre lo stesso tipo di persona, facciamo finta i narcisisti, ok? È perché voi avete la credenza limitante di non essere abbastanza, voi non vi amate abbastanza. Se, non lo so, attirate continuamente casi umani, passatemi il termine, persone con problemi gravi che voi ritenete di dover aiutare, è perché voi avete la credenza limitante di dover sempre sacrificarvi, di dovervi sempre sacrificare per gli altri, di dover essere il bastone un po' di tutti. Quindi, insomma, guardando anche il tipo di persone che noi attiriamo nella nostra vita, riusciamo a capire cosa a livello inconscio noi pensiamo. Guardiamoci le tasche, il denaro, ok? Avete difficoltà nell'attirare denaro? Per alcuni è molto più semplice attirare le cose, il denaro, che le persone. Per altri, niente, cioè, il denaro è una cosa inarrivabile. Perché? Probabilmente avete una credenza limitante sul denaro, nel senso che voi lo ritenete un mezzo sporco, qualcosa di negativo.
Cosa ci viene sempre detto? Guadagnare è difficile, per guadagnare bisogna lavorare duro, bisogna spaccarsi la schiena, i soldi non crescono sugli alberi, quindi voi, poiché vi è stato inculcato, ritenete che i soldi siano difficili da raggiungere. O ancora, cosa ci viene detto? Che le persone ricche spesso sono, boh, sono crudeli, sono egoiste, magari se hanno guadagnato così tanto è perché hanno manipolato qualcuno, hanno sfruttato qualcuno, si sono venduti per essere così ricchi. Notate le critiche che fate agli altri. Notate cosa pensate quando guardate, quando leggete, facciamo finta, un articolo di una modella famosa che guadagna milioni all'anno. Cosa pensate? Pensate, mamma mia, vorrei essere come lei, arriverò anche io a guadagnare milioni? Oppure pensate, guarda un po' questa, per due foto guadagna i milioni. Perché se pensate questo, oppure, non lo so, criticate youtuber, ovviamente più famosi di me, che guadagnano facendo gli youtuber, dicendo, screditando il loro lavoro e dicendo, ah, questi con due video guadagnano. Perché fate così? Perché voi inconsciamente pensate che per guadagnare bisogna spaccarsi il sedere in miniera, in fabbrica. Vi siete dati la risposta. Questa è una vostra credenza limitante. Guardate anche un po' il vostro passato, i vostri traumi, le vostre situazioni familiari. Non è molto difficile da capire. Insomma, magari se guardate, non lo so, i vostri genitori, vi ricordate quello che vi dicevano da piccoli? Le critiche che vi muovevano, riuscirete a capire il perché di alcuni vostri comportamenti attuali. Se facciamo finta, io ipotizzo sempre nei video, da piccoli, i vostri genitori, quando voi stavate a scuola, vi spronavano a prendere voti sempre più alti, voi portavate a casa l'8 in geografia, vi dicevano, ma potevi prendere 10, potevi prendere 10, e questo per anche tutte le superiori all'università, no, il 28 non era abbastanza, voi dovevate prendere 30, ecco, quale sarà una vostra credenza limitante? Sarà sicuramente quella di non valere abbastanza, di dover fare sempre di più perché voi non siete in grado di essere, boh, la credenza limitante di essere inferiori rispetto agli altri. Quindi, insomma, spero che questo video vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Qualcosa mi sarà sfuggito, se mi viene in mente altro, insomma, ve lo scrivo nei commenti. Coro di Clacson quotidiano. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al gruppo Facebook iLook Community, appunto iscrivetevi ovviamente anche al canale YouTube, se no tutto ciò non ha senso, al profilo Instagram ilu-youtube, per le meditazioni personalizzate vi lascio, personalizzate vi lascio l'email nell'info box. E niente, vi ricordo la colletta che stiamo organizzando per i canili e le colonie feline per Natale, vi lascio il link anche di questa. Gli annunci sono finiti, io vi mando un bacio. E ci vediamo al prossimo video.